Io ho conosciuto Marco nell'ambito delle residenze universitarie. Sono venuto a Milano a metà degli anni Ottanta a fare la Bocconi, su cui Marco aveva le sue riserve, e sono andato a stare a Torrescalla, che è una residenza della Fondazione Rui. Marco era un ospite regolare, ci sosteneva con la sua intelligenza, la sua collaborazione culturale e di relazione. Crescendo ho cominciato a avere un po' più, anche se facevo ancora l'università, però avevo così anch'io qualche velleità culturale, allora cercavamo di organizzare attività per ragazzi, per colleghi, per noi prima di tutto, e non è che ci ho messo molto a capire che Marco sarebbe stato centrale per fare delle cose belle, interessanti, stimolanti. Non è un impatto che si dimentichi quando si incontrano come Marco, no, tantomeno a 20 anni. Con Marco si lavorava, nel senso che lui non aveva molte modalità, diciamo, non aveva modalità, chiamiamola, tempo libero. Con Marco si lavorava sempre, perché lui era così, era irrefrenabile. Nonostante alcune apparenze un po', come dire, ruvide, Marco costruiva il team, cioè lo faceva a modo suo, no? Appunto, non così con i guanti bianchi, no? Però era sempre molto preoccupato di ascoltarti, di sentire l'opinione di tutti, di essere sicuro che quando diceva sì o quando diceva no, chiaramente su molte cose l'ultima parola ce l'aveva lui, avesse gli elementi. Mi ricordo molto bene alcune fasi analitiche, no? In cui ci si ponevano delle questioni e bisognava prendere una strada, ecco, lì vedevi che non era mai una scorciatoia. Ecco, con Marco scorciatoie non ce n'erano, no? E questo, non ce n'erano in montagna e non ce n'erano nel lavoro, non ce n'erano in niente, la strada bisognava farla tutta, no? Ecco, per me una parola chiave con Marco era velocità. Marco era un uomo molto veloce, no? Sempre su tutto, anche nel modo in cui parlava, per esempio, chi lo conosce, chi l'ha conosciuto se lo ricorderà, era molto raffica, no? Non so, ecco, forse era una di quelle persone che, non so, anche spiritualmente forse intuiva che avrebbe dovuto fare di fretta, no? Fretta non è la parola giusta, forse, no? Ma con molta intensità, no? E dovevi stare attento, cioè quando lui parlava ti trasmetteva sempre concetti. Con lui percepivi, forse poi alcune cose anche percepite dopo, naturalmente, no? Però percepivi il fatto che quando lui stava con te doveva esserci un impatto, ma non lo so, non è che lo facesse per superbia, no? Come dire, io so le cose e tu no, no? Ma che c'erano cose che lui, appunto, magari come quando uno va in montagna, no? Cioè, ho fatto una strada, so come si va lì, c'è un paesaggio molto bello, te lo devo trasmettere, cioè non ti faccio andare lì, dice arrangiati, no? Ma se quella cosa io l'ho fatta, la voglio condividere con te. Il grosso dei ricordi che io ho è, come dire, Marco in azione, no? Come direbbe da dire, se che ricordi hai di Federer? Beh, lo so, questo rovescio, quel dritto, sì, diciamo, come stava in campo, no? Allora, a questo proposito, organizzammo una serie di incontri con relatori anche importanti, come sempre era con lui, no? Allora, mi ricordo, insomma, una volta invitammo Lino Benassi, e a questo incontro, era una serie di incontri, erano 4-5, e di solito andavano abbastanza bene. Questo incontro invece non andò bene, ma non per Benassi, che fu bravissimo, mi ricordo ancora cosa disse. Ma che so, noi lo preparammo male, insomma, c'era poca gente, no? C'era poca gente. O perlomeno non c'era il numero di persone, diciamo, che avrebbe legittimato intervenire sull'agenda di un ospite di quel livello, in quel momento, con gli impegni professionali che aveva. E avevamo fatto tante cose, per cui una non era andata tanto bene. Ecco, diciamo, io mi ricordo lo shampoo che mi fece o ci fece Marco,
proprio segnalandoci con la sua caratteristica irruenza che non poteva essere, cioè che se delle persone importanti si erano disturbate, avevano cambiato l'agenda per noi, noi che organizzavamo quella cosa lì eravamo responsabili di dare a quell'ospite la platea che lui meritava, perché questa era anche una mancanza di rispetto e di sensibilità nei suoi, non nei suoi, di Marco, ma nei confronti dell'ospite. Era molto preoccupato di questo, no? Cioè di, diciamo così, di non lasciare messaggi ambigui. Cioè, con Marco sapevi sempre esattamente che cosa lui pensava, no? Perché te lo diceva, no? E alcuni infatti con lui erano un po' in difficoltà, perché noi siamo molto abituati a filtri. Ecco, Marco non sapeva cos'era l'ipocrisia, no? Aveva una modalità di dirti le cose e tu però percepivi, almeno per me era così, no? Cioè percepivi sempre l'obiettivo che lui aveva in testa nel dirti quella cosa, non era mai... Cioè non è che lui, appunto, io ricordo questo episodio non perché lui si fosse arrabbiato, no? Ma perché lui voleva che noi avessimo chiaro che le cose si facevano in un modo, e se non le facevamo in quel modo non andava bene, non andava bene per noi. Perché Marco era un uomo appassionato, no? Appassionato del suo lavoro, appassionato della famiglia, appassionato dei suoi ideali, anche della sua fede. E questa passione era inconsueta, no? Cioè, io un uomo così appassionato, non so, non penso di averne incontrati tanti.